Ringrazio il professor Rossano Pazzagli, che è un docente dell'Università del Molise, insegna storia del territorio e dell'ambiente. Già mettendo insieme territorio e ambiente, definiamo tantissime cose di questa chiacchierata. Però la cosa importante che io vorrei far iniziare questa chiacchierata è il suo impegno in una importante istituzione che è la Scuola di Paesaggio Emilio Sereni. E gli chiedo di illustrarci che cosa si occupa questa struttura, questa istituzione, e poi passeremo magari a chiacchierare sui temi del paesaggio e perché il paesaggio è importante non solo, tra virgolette, per gli specialisti, ma per tutti i cittadini italiani che questa risorsa hanno sempre indisponibile e alcune volte deteriorata. Un saluto e grazie per questo invito. La scuola di paesaggio intitolata Emilio Sereni è una delle più importanti occasioni formative che ci sono nel nostro paese relativamente al paesaggio. Si svolge presso l'Istituto Alcide Cervi a Reggio Emilia ogni anno nel periodo estivo e ha queste caratteristiche. Prima di tutto è rivolta a una serie di soggetti che vanno dagli operatori del territorio, agli amministratori, ai tecnici, ai professionisti, agli insegnanti, agli studiosi. Proprio perché pensiamo che il paesaggio abbia una sua trasversalità e che debba essere parte integrante della formazione e del profilo professionale di ciascuno, di vari soggetti che appunto a vario titolo hanno un impegno sul territorio, nel settore dell'insegnamento o in quello della ricerca. È giunta questa scuola alla 12ª edizione ed ogni edizione è dedicata a una declinazione del paesaggio. All'inizio era una scuola prevalentemente di storia del paesaggio, abbiamo affrontato i temi del paesaggio antico, del paesaggio medievale, del paesaggio moderno e contemporaneo. Poi ha preso invece una forma più interdisciplinare, mettendo insieme storici, urbanisti, geografi, economisti, sociologi, agronomi. Ecco, insomma, ci siamo resi conto che il paesaggio ci invita all'unità dei saperi, non alla frammentazione del sapere, come invece spesso anche nel mondo accademico ci siamo comportati negli anni, eccetera. Ecco, quindi questa esperienza, devo dire, che da qualche anno ho l'onore di dirigere, è un'esperienza significativa anche nel suo svolgimento, perché è fatta sia di lezioni frontali, ma anche di laboratori, di workshop, di uscite sul territorio. Ecco, quindi vuole essere anche, come dire, non soltanto un trasferimento di conoscenze, ma anche un crogiuolo di linee, di indirizzo, di governo del paesaggio. Ecco, questo è importante. Noi partiamo da un presupposto, che il paesaggio è stato vittima del modello di sviluppo che abbiamo seguito fin qui, che è un grande malato e che ha bisogno di prospettive di rinascita, di essere nuovamente considerato, di entrare nelle coscienze e nelle conoscenze delle persone. Ecco, questo è in sintesi, diciamo così. Adesso le ultime edizioni, per fare degli esempi, sono state dedicate, non so, una ai paesaggi dell'acqua, una al rapporto al paesaggio e beni culturali, un'altra a paesaggio e democrazia. Tema rilevante anche questo. La prossima edizione, che è prevista a fine agosto del 2020, sarà dedicata al paesaggio nel rapporto città-campagna. Tema particolarmente significativo perché l'Italia rappresenta un esempio straordinario di come questo rapporto si è evoluto nel tempo, passando da una relazione molto stretta
tra questi due elementi, tra queste due grandi componenti territoriali che sono la campagna e la città, che nel passato sono state molto distinte, ma la loro distinzione avevano dialogato fortemente, con un insieme di relazioni, scambiandosi funzioni, eccetera. Ecco, oggi che queste due realtà sono, da un punto di vista anche urbanistico, più confuse, più, diciamo così, possono sembrare più mescolate, diciamo così, e invece il loro dialogo si è come interrotto, si è come spezzato, no? E allora, che so, la città può illudersi di vivere senza aver bisogno della campagna circostante, e la campagna magari può morire senza che la città più vicina di riferimento se ne accorga. Ecco, dobbiamo ricomporre queste relazioni. Il paesaggio non è soltanto una questione estetica. Il paesaggio non è il panorama. Il paesaggio è l'insieme delle relazioni della nostra vita. È lo specchio, potremmo dire, di come noi organizziamo il territorio e la società. Allora, una domanda provocatoria. Ma sì. Abbiamo risolto o possiamo risolvere con i boschi verticali? No, c'è bisogno di territorio, c'è bisogno di spazio. Uno dei temi di cui io mi occupo molto è quello delle aree interne, delle aree dimenticate, del territorio trascurato, che rappresenta, come sappiamo, gran parte della superficie nazionale, no? Così, ecco. Allora noi abbiamo classificato queste aree nel tempo, mentre si è affermato il modello di sviluppo industriale, urbanocentrico, capitalistico, abbiamo considerato queste aree come per quello che manca, come assenze, come mancanze, appunto, come territori, e questo ha prodotto una crescente marginalizzazione. E noi oggi siamo portati a pensare che in certe aree non c'è niente. Non è vero. C'è molto, basta rileggere quei territori, a parte tutti i servizi ecosistemici, l'acqua, l'aria, i boschi, eccetera. Non solo questo, ma c'è una risorsa fondamentale che sta diventando scarsa nel nostro mondo. C'è lo spazio, c'è posto per tutti, per tanti. Ecco, noi dobbiamo riconsiderare anche questi aspetti, cioè il bisogno di territorio, perché viviamo in un mondo globale. La nostra testa giustamente deve stare in un orizzonte ampio, ma i nostri piedi sono sempre poggiati da qualche parte, su un luogo fisico, che sia un paese, un borgo rurale, una campagna, una città, una periferia. Ecco, quindi ridare importanza ai luoghi è un obiettivo fondamentale. E il paesaggio ci aiuta a rileggere questi luoghi, le vocazioni, l'evoluzione e le prospettive anche. Io volevo leggere con te l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Quindi in queste righe troviamo un po' riassunto quello che ci hai illustrato, ma anche lo stretto legame tra ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio. Però non dobbiamo cadere nel tecnicismo, ma ecco, avvicinare, diciamo, la società, le nostre realtà a questi temi. E questo come lo possiamo fare? C'è bisogno di educazione, di formazione e anche di linguaggi adeguati. Quella definizione riportata nell'articolo 9 della nostra Costituzione è una definizione molto avanzata, che ci dà l'idea di come sia necessario vedere le cose in modo integrato. Non è un caso che metta insieme il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Tutti questi, il paesaggio, la cultura, i monumenti, il patrimonio materiale e immateriale, sono l'esito di processi storici, sono il frutto di quello che, anzi direi così, che il paesaggio più di ogni altra cosa è lo specchio del rapporto tra l'uomo e l'ambiente.
un rapporto ineludibile nella storia dell'umanità, un rapporto problematico che oggi conosce, diciamo così, una crisi molto, molto seria, molto, molto grave. Il Novecento ha rappresentato un salto di qualità in questa crisi del rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Il paesaggio riflette questo, il paesaggio riflette in positivo e in negativo i caratteri di questo rapporto. Siccome è un rapporto ineludibile, tutti noi abbiamo a che fare con ciò che ci sta intorno, e la vera definizione di ambiente poi in termini elementari è questa: ambiente significa tutto ciò che ci sta intorno, comprese le risorse naturali, a partire dalle risorse naturali. Ecco, e la storia dell'umanità è questo, è il tentativo di organizzare quello che offre la natura ai fini della propria esistenza. Pensiamo al cibo. Il cibo è l'elemento forte che lega uomo e natura, è l'elemento primario. Ecco, e il cibo ha significato prima l'invenzione dell'agricoltura e dell'allevamento, che sono strumenti, noi li chiamiamo strumenti di territorializzazione, nel senso che sono quelle attività attraverso cui l'uomo ha dovuto trasformare lo spazio naturale in territorio. Ma il territorio ha una dimensione visibile, percepibile da tutti, e quella è il paesaggio. E la Costituzione ci dice che il paesaggio non è di qualcuno, come il patrimonio artistico, storico, culturale, eccetera. Ci dice che il paesaggio è di tutti. L'idea del paesaggio bene comune. Noi possiamo osservare un castello, una campagna, dei campi coltivati, un mulino, un fiume, un bosco. Ecco, quella porzione di territorio che noi osserviamo, magari dal punto di vista della proprietà, è di qualcuno, ma quello che noi vediamo, appunto il paesaggio, quello che noi percepiamo, come dice la Convenzione Europea, è di tutti. Ecco, questa idea del paesaggio bene comune è... Quindi il territorio ha un proprietario, il paesaggio è comune. Sì, beh, il suolo ha un proprietario. Il suolo. Il territorio e il paesaggio sono beni comuni, sono elementi relazionali di cui ciascuno di noi ha bisogno. E quindi una pillola di educazione ambientale che ha diciamo refluenze su queste cose che abbiamo già tratteggiato. Ecco, come la possiamo riassumere? È difficile. Una pillola di educazione ambientale parla al paesaggio. Sto pensando alla pillola. Intanto vorrei che scaturisse da questa considerazione, cioè che oggi formare e educare al paesaggio è un ottimo modo per aprire il libro dell'educazione ambientale. Il paesaggio significa come prima cosa guardarsi intorno, imparare a guardiamolo, il paesaggio. Con un'avvertenza però, guardare non significa vedere. Noi guardiamo molto ma vediamo poco. Dunque torniamo a vedere quello che abbiamo intorno e da lì possiamo ripartire. E quindi con questa pillola di Rossano Pazzagli, che bisogna guardare e vedere, vi salutiamo e lo ringraziamo per la disponibilità. Grazie.